Si è discusso molto sulla natura di questo governo. La storia repubblicana ha dispensato una varietà infinita di formule. Nel rispetto che tutti abbiamo per le istituzioni e per il corretto funzionamento di una democrazia rappresentativa, un esecutivo come quello che ho l'onore di presiedere, specialmente in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo, è semplicemente il governo del Paese. Il governo del Paese con uno spirito repubblicano per affrontare le emergenze, da quella sanitaria contro la pandemia a quella economica. Nel suo primo intervento in Parlamento per ottenere la fiducia, il Presidente del Consiglio Draghi mette in evidenza le ragioni del suo esecutivo. Non è una questione di tempi, dice, ma di scelte coraggiose. Si parte da un piano vaccinale che deve coinvolgere anche forze armate e volontari e poi la scuola, ritorno in presenza, allungamento dell'anno scolastico. Il tutto in sicurezza. Capitolo economia. Tutti i lavoratori, dice, saranno aiutati, ma non tutte le attività. Oggi noi abbiamo, come accadde ai governi dell'immediato dopoguerra, la possibilità, o meglio la responsabilità, di avviare una nuova ricostruzione. Sul recovery plan si parte dal lavoro del governo precedente che andrà potenziato nei dettagli e soprattutto negli obiettivi. Draghi non ha nascosto l'emozione. A conclusione del suo intervento ricorda l'importanza dell'unità, che è un dovere guidato dall'amore per l'Italia.